Siamo qui al PN Box con Paolo Piuzzi che ci presenta una cosa molto speciale. Vediamo. Ein Sentein era nato proprio come nome, visto che eravamo in due, abbiamo messo Ein e funzionava. In quel periodo, si parla degli anni 85, c'erano gli Ultravox che avevano fatto Vienna e noi facciamo Varsavia. Abbiamo approfittato della nevicata, della famosa nevicata dell'85 a Pordenone per fare la foto, l'ariete dietro come sfondo che è molto sovietico, e abbiamo fatto questo brano. Ecco, questo brano risale al 1985. Tu prima hai detto noi, ma noi chi? Noi saremmo io e Emanuele Barison. All'epoca suonavamo con i Sinners, che era un gruppo che faceva hard rock e non solo, e anche altre cose. Avevamo cominciato degli esperimenti nostri. Avevamo avuto questa possibilità di partecipare a una compilation del Duke, della nostra associazione, di partecipare con un brano, e abbiamo fatto questo pezzo Varsavia in due. Ecco, questo disco del 1985 è un po' il simbolo di un'epoca molto famosa per Pordenone, il momento del punk, del new wave. E tu suonavi in questo gruppo con i Sinners, di cui faceva parte anche Emanuele Barison, che attualmente è più noto come disegnatore fumettista che come cantante, ma allora si dilettava. Emanuele, vieni qua a raggiungerci. Quanto è durata questa tua esperienza come cantante, sia dei Sinners che di questa formazione, diciamo, estemporanea che hai fatto con Paolo? Allora, con i Sinners credo 4-5 anni, poi il gruppo si è, così siamo divisi, ognuno aveva le sue idee musicali, e con Paolo abbiamo creato questo gruppo che si chiama Ein Sentein e abbiamo suonato credo per un paio d'anni. Abbiamo prodotto appunto questa canzone qui che si chiama Varsavia. C'erano altri progetti, poi le cose sono cambiate un po', i contesti, ognuno ci siamo messi a fare altre cose. Questa canzone Varsavia è stata pubblicata in due album dell'epoca, quali? Allora, credo che una in una compilation, si chiama Columbus Compilation, e c'era la versione di Varsavia, e poi era previsto uno spazio per due brani. Noi avevamo un brano solo, abbiamo deciso di mettere lo stesso brano all'incontrario, no? E poi in una musicassetta dal titolo Elettrici Dintorni. Era una cosa appunto legata a un concorso della discoteca Columbus, infatti Columbus Compilation, ed è qualcosa che è accaduto credo 26-27 anni fa, quindi una cosa ormai storica. E questa cassetta ha viaggiato nel tempo e nello spazio, e dal 1985 da Pordenone ha viaggiato ed è arrivata nel 2011 più o meno in Olanda nelle mani di questo ragazzo, Otto Kranen. And what are you doing with this track? Well, 4 years ago, a DJ, his name is Flemming Dalem, is from Denmark. He makes a lot of DJ mixes. The track appeared in the mix and it was introduced to a lot of people in Europe, but all over the world. And it was actually the first discovery of the track itself. So a lot of people from this local area in Italy know it from the 80s, but we discovered it actually 5 years ago because somebody found a Columbus compilation LP. And later on, a lot of people were after the track because they really liked it. They had a goosebumps, like, whoa, what's this track? Where is it from? Who is it? And everybody, the vinyl collectors, but also just music lovers, were trying to find the original record of the Columbus compilation. And some years later, I started a new record label that specializes in old vintage music from the 80s, especially from Italy. That's why it's called Bordello a Parigi, like the Italian flavor. But
From that point, I wanted to try to find out who was behind the production of the Varsavia track of Einstein, of Einstein. And I found Paolo Puzzi. I think it's Paolo Puzzi. Yeah, Paolo Puzzi. I do say it good. And we had a mail contact, and he was really surprised because he was like, "What's a young guy from the Netherlands is asking for something I made long time ago. I do nothing with it anymore." But I was like really enthusiastic by finding him in the first place, because it's really difficult to find somebody with that name, you know, like searching on internet. But also that he could talk English, so we can communicate much easier. And he was really enthusiastic as well. So we started making the project for the record. And I think it's about 1 year later the record was finally there. And now I'm in Pordenone to visit Paolo, and it's also the same month, because when I will get back to the Netherlands, we will release it for worldwide. So there's a distribution from Japan to US, whatever, the big vinyl shops, because it's on vinyl, only on vinyl, will sell it. And there are a lot of people, like I said before, over the world, that are waiting to get it in their hands and can play it on their record player and have the goosebumps again, but now from the vinyl record and not from the mix. That's the story in a nutshell. Otto ha raccontato una storia molto lunga che vi riassumo brevemente per chi magari non mastica molto bene l'inglese. La prima volta che ha sentito questa musica è stato in realtà attraverso un mix realizzato da un DJ molto famoso danese di nome Fleming. Questa musica, Varsavia, ha stupito tutti gli appassionati che non l'avevano mai sentita, compreso Otto, che si è informato, ha visto da chi era stata prodotta, ovvero dal nostro mitico duo Einstein, oppure Einstein, come vogliamo pronunciarlo, ed è andato alla ricerca di Paolo Puzzi. Ovviamente oggi con le tecnologie moderne ci permettono di farle, digitando Paolo Puzzi su Google, l'ha trovato, l'ha contattato e Paolo è rimasto molto sorpreso di come un ragazzo olandese si potesse interessare di una cosa che era ormai sepolta nel ricordo, nel cassetto dei ricordi. E da lì è cominciato la collaborazione, quindi l'idea e il progetto concreto di produrre questo disco che adesso Otto andrà a promuovere in tutto il mondo. Sono infatti tantissimi gli appassionati di New Wave italiana che lo attendono dal Nord Europa al Giappone all'America. E finalmente potranno avere in mano questo disco, ve lo mostriamo. It's very beautiful, bianco come la neve di quella famosa nevicata di Pordenone del 1985. Thank you.
quindi al termine di questa storia, che in realtà è un nuovo inizio, siamo di nuovo qui con Otto e questo disco, e le persone che lo desiderano, dove possono trovarlo, visto che, ricordiamo, sono soltanto 250 copie? Yeah, you can order the vinyl, 250 copies. You can order it at a web shop. It's called, you can find it at www.bordelloaparigi.com. But it's also available in at a lot of vinyl web shops all over the world, like I said before. And you can get it at a normal price. You have to have a record player to play it. I don't know if everybody has a record player, but that's why I put it on vinyl, because I like vinyl, and vinyl is the best music, best music product for me. And it's also nice to have the nice picture cover. You can frame it on the wall. And I hope everybody will enjoy it, and I'm glad that I can make people happy with re-release, and also to with like the appreciation to the original artists Paolo e Emanuele. So thanks. Quindi chi volesse acquistare questo prezioso disco Varsavia degli Einstein lo può acquistare sul sito www.bordelloaparigi.com, e ringraziamo Otto che ci dice è orgoglioso di aver fatto riscoprire questo piccolo tassello di musica italiana dimenticato. Bye. Ciao. No, vediamo la telecamera, non io. Speriamo. Devi parlare soltanto quando ti passo il microfono, sennò non si sente. E faccio anche il fonico di lavoro. Appunto. Qui al PN Box può succedere di tutto, piovono palloni dal cielo. No, carino, adesso te lo vieni a prendere. Prima rischia di ammazzarci, dopo li dobbiamo anche rilanciare il pallone. Allora, questo disco fatto nel 1986 da te e Ba, 85 sono fissato, vabbè, dopo tagli, rifaccio, va. E a questo punto questa cassetta da Pordenone dal 1985 ha viaggiato ed è arrivata fino in Olanda, nelle mani di questo ragazzo che abbiamo qui con noi, che si chiama Otto Kraner, e che adesso ci racconta. Kranen, rifaccio. E questa cassetta ha viaggiato nel tempo e nello spazio. E questa rifaccio. Because I'm talking about my label, but I want to. Tape. What are you doing with this tape? Sorry. Rifacciamo la domanda. Quindi questo prezioso vinile lo potete acquistare sul sito www.bordelloaparigi.com.